Andrea Duva, fresco di firma con il CLN Cusmolise, per te si tratta di un ritorno? Quali le ambizioni per questa nuova avventura? Sì, è vero Stefano, si tratta di un ritorno in questa bellissima società. Per me è un grande onore poter riniziare un nuovo percorso, una nuova stagione con il CLN Cusmolise e quest'anno sicuramente l'importante sarà inizialmente salvarci, gli obiettivi vengono man mano con il duro lavoro. Giovane classe 2003, Molisani, in una squadra molisana, che effetto fa? Sì, in effetti sono molto giovane, però ho già fatto parte di compagini di un certo livello e quindi sarà sicuramente bellissimo mettersi in gioco con persone di alto livello. Conosci già l'ambiente, il mister, questo sicuramente ti agevolerà nell'inserimento. Sicuramente il gruppo già lo conosco in gran parte, ho fatto già altre stagioni con questi ragazzi e con il mister invece sono stato sempre in buoni rapporti, soprattutto nella rappresentativa Molise Calcio a 5 e successivamente quando appunto ho affrontato la stagione nel CUS. Diciamo, dando uno sguardo a quella che è stata la tua carriera nel calcio a 5, puoi ritenerti soddisfatto di quello che sei riuscito a fare. Sì, perché appunto erano i miei obiettivi e li sono riusciti a raggiungere. Inizialmente nell'Under 17 dell'Acqua e Sapone siamo diventati campioni d'Italia, successivamente in Serie B con lo Sporting Venafro abbiamo anche raggiunto le Final 8 di Coppa Italia, quindi obiettivi stabiliti, obiettivi raggiunti. Diciamo, arrivi in un gruppo consolidato dal punto di vista personale, quanto puoi dare a questa squadra secondo te? Inizialmente bisognerà lavorare molto per entrare appunto all'interno del gruppo al meglio, successivamente si spererà di dare il maggior contributo possibile alla squadra. Una squadra che ha raggiunto lo scorso anno risultati importanti come i playoff e la Final 8 di Coppa Italia, sicuramente nello sport è difficile riuscire a confermarsi. Esatto, nello sport è molto difficile riuscire a confermarsi, ci sono molte variabili che durante l'anno possono cambiare e quindi far sì che la stagione migliori o peggiori.